È un libro dedicato a Dante nostro padre ed è un viaggio tra le opere in prosa di Dante che hanno accompagnato la Divina Commedia, dalle quali emerge il ruolo di Dante come padre dell'Italia, cioè non solo come colui il quale ha dato, diciamo, una consapevolezza linguistica al nostro paese, ma come il principale fautore della civiltà italiana, cioè colui che ha realmente prefigurato, profetizzato l'Italia intesa come civiltà, prima ancora che come nazione e come Stato. Quindi il mio libro è un viaggio nel Dante civile, Dante filosofo, Dante profeta e non soltanto nel grande Dante poeta che tutti amiamo. E in particolare nella festa della Rivoluzione non dobbiamo dimenticare che il primo riferimento per la festa della Rivoluzione è proprio Dante Alighieri, nel senso che è stato il primo a ricordare nel nono canto dell'Inferno quel riferimento al Carnaro e alla necessità di ritrovare i confini perduti dell'Italia. Di conseguenza Dante è stato un po' il faro anche per quello che riguarda l'impresa fiumana e non a caso D'Annunzio ha salutato Dante attraverso l'immagine del Dante Adriatico, cioè attraverso la versione adriatica di Dante che era appunto legata a quella del Carnaro, insomma. Quindi anche la festa della Rivoluzione in qualche modo evocava la figura di Dante Alighieri.